Cari amici di pomeriggio, eccoci tornati a uno dei nostri incontri, incontri con l'arte. Oggi qui accanto a me l'abbiamo proprio strappato da un muro che stava così, stava riportando a nuova vita. Tony Gallo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi invitato qua. Tony Gallo è un artista, uno street artist, un artista figurativo e ti occupi proprio di far rinascere a nuova vita attraverso la street art, quindi la pittura murale, diciamo, posti di tantissimi tipi. Oggi sei, diciamo, in questo periodo sei a lavorare a Torricella. Stai per inaugurare una mostra qui a Teramo, alla Art Gallery, e diciamo hai una serie di importanti collaborazioni, importanti mostre, eccetera, in tutta Italia e anche all'estero. Intanto partiamo dall'inizio, diciamo. Tu nasci con questa voglia di esprimerti artisticamente, ma parti con la musica. Parto con la musica, sì, e dopo un percorso da musicista io ero un po' il compositore della band e abbiamo deciso di scioglierci per motivi che non si suonava più, si faceva un po' fatica e tutto quanto, e là mi è mancata proprio quella parte creativa del comporre. E ho detto: cosa mi metto a fare? Dovevo fare qualcosa. Io sono sempre stato uno che ha sempre fantasticato, tra virgolette, e quindi mi sono messo a disegnare, che è stata una delle mie prime passioni, e da là è nato piano piano, sperimentando, questo mio mondo fantastico. Ecco, un mondo, diciamo, hai un tocco particolare, hai una creatività particolare, tu la chiami proprio arte emozionale, cioè è vero perché guardando le tue opere effettivamente si viene colpiti proprio a livello emotivo, le figure che tu rappresenti sono particolari, ce le spieghi? Certo, allora, a me piace molto l'idea di raccontare una storia, io la chiamo un po' poesia in chiave moderna, e trasmettere delle mie emozioni, però è bello anche che chiunque si trova davanti venga smosso da questo, che senta le proprie emozioni che può trasmettere questo mio murales. L'idea è proprio di fare dei soggetti che hanno questi occhi piccoli dove l'occhio non ti lascia vedere perché tante volte l'occhio dice tanto, oppure queste espressioni quasi malinconiche, ma perché sono dell'idea che le emozioni più forti sono le emozioni che abbiamo dentro, sono dei ricordi, è qualcosa anche del passato che ci scaturisce, ma io amo piangere. Quindi amo l'idea di emozionarmi, avere un bellissimo ricordo e tenerlo dentro il mio cassetto delle emozioni. Ecco, e infatti la tua arte, insomma, di fatto ci mostra tutto questo in realtà, ci mostra proprio questo mondo interiore che hanno i tuoi personaggi. Oggi, appunto, l'opera che lascerai qui su Teramo, sul nostro territorio, è questo murale a Torricella su una scuola. Ce lo vuoi descrivere in qualche modo? Ho voluto raccontare un po' quello che ero io da bambino, no? Ero visto un po' come il ragazzo diverso, quello strano, ma proprio perché aggiungevo la fantasia a quello che mi veniva insegnato. Quindi fantasticavo tanto. Infatti, su questo murales qua ci sarà l'immagine di questo orso grande seduto sul banco di scuola che tiene questa bambina sulle spalle, no? Perché io quando arrivavo e mi sedevo sul banco di scuola, mi sentivo grande, mi sentivo parte di un mondo diverso, ok? Che questo mi piace, è quello che faccio anche quando vado sulle scuole a insegnare ai ragazzi e mi piace dirgli sì, apprendete tutto quello là che c'è da apprendere, l'insegnamento e tutto quanto, ma poi aggiungete anche i vostri sogni in quello che fate, la fantasia, quindi uscite anche dalle linee. Ecco, proprio l'animo artistico proprio Ecco. che viene fuori. È proprio un percorso quello di Tony Gallo che appunto da bambino proprio
già c'era questa grande voglia di creare con la fantasia, con le tue emozioni. Tra l'altro è quando si presenta, uno lo vede, un uomo tutto tatuato, no? Dice, oh, mamma mia. Poi guardi bene i tatuaggi di Tony Gallo e sono fiori, uccelli, c'è natura, c'è grandissima poesia, tanta anche tenerezza forse in questi disegni che porti addosso. Grazie, una bella... L'idea del... Io ho sempre vissuto con i tatuaggi, ho iniziato molto presto perché avevo un po' quest'anima rock e perché mi piace anche, mi sono sempre piaciuti, è arte anche questa. E proprio l'idea di io ho questi tatuaggi, ho questo vestito, però sono una persona come tutti gli altri, capito? Quindi ho iniziato molto presto, quando il tatuaggio era visto ancora male, lo nascondevo, finché a un certo punto mi sono spogliato e ho detto questo qua sono quello che ero ieri, la stessa identica persona, mi hai conosciuto come una bella persona, lo sono anche adesso che i tatuaggi, non cambia niente. Sì, e poi tra l'altro veramente dei tatuaggi meravigliosi, molto, molto in realtà molto poetici, ecco. E, dunque, questa mostra invece, parliamo anche di questa mostra che, ricordiamolo, aprirà venerdì 31 maggio alle ore 19 alla Art Galleria Laboratorio a Teramo, in via Tirso. Quindi il 31, questa tua personale, certo, si chiama Urban Tale o Tales Urban? Urban Tales. Urban Tales, cosa aspettarci da questa mostra? Ok, io aspettavo tanto questa mostra e sono contento di aver iniziato questa collaborazione con l'Art Gallery, e proprio perché volevo portare queste mie ultime tele, ultime opere che ho realizzato nell'ultimo periodo, dopo un passaggio da quello che era la bomboletta spray che utilizzavo una volta al pennello con cui dipingo adesso. Tu adesso dipingi, quindi tecnicamente hai fatto un passaggio importante. Certo, certo, c'è stata... Non da poco. Certo, c'è stato un sperimentare, un mettersi anche in gioco, perché non ho cambiato stile, però è diversa la tecnica con cui faccio le mie opere. E poi anche nell'ultimo periodo ho aggiunto dei colori, ho provato, ho sperimentato molto e avevo bisogno di questo, avevo bisogno perché sono stimoli continui che ti dai anche a te stesso. E qua ho portato queste mie opere ultime e ho portato anche 2-3 murales che ho fatto in giro per il mondo, riprodotti su tela, proprio perché volevo far capire che il murales può essere anche una tela, può entrare anche dentro le case. E sono contento perché era un periodo, non dico buio a livello artistico con le tele, con le opere su tela, però è un periodo che era un po' fermo perché ho fatto tanti murales in giro e quindi facevo un po' fatica, e voglio riprendere questa parte qua perché è una parte un po' più intima anche per me e anche per chi guarda le mie opere. Ecco, quindi entrerai proprio nelle case con queste opere, entrerai all'interno delle case con questa tua poetica, con questa tua emozione. E quali progetti per il futuro, Tony? Progetti per il futuro? Beh, ho già tanti festival di street art cui devo partecipare e poi vorrei iniziare proprio da venerdì prossimo, ok, con la mostra, a fare questo progetto mio di tele e di mostre proprio sulle gallerie. Ricordiamo che tra l'altro tu sei stato premiato nel 2016 proprio a Padova, che è la tua città natale, con il Galileo Innovation Festival, con Noi Generazione Merito. Perché Noi Generazione Merito? Cioè, come è nato questo premio? Dimmi anche un po' la tua sensazione. Ma allora io intanto ogni volta parlo anche col comune di Padova, parlo anche spesso, anche perché sono un artista padovano, e la città di provenienza deve capire che sei un artista che va in giro per il mondo, che porti, io porto Padova nel mondo. Quando mi chiedono gli altri artisti esteri di dove sei, sono di Padova, dopo devi spiegare vicino Venezia, però io dico Padova, non dico Venezia, che potrebbe essere un po' più comodo per farsi capire.
E quindi l'idea di, come un po' era Tintoretto per Venezia, questi artisti locali, è giusto anche dare il valore giusto. Giusto. Okay? Anche perché noi usciamo già sui libri di storia e siamo conosciuti, e quindi portiamo in alto il nome del proprio territorio. Esattamente, esattamente, lo portate in alto, tra l'altro con una cosa meravigliosa che è l'arte, che parla a tutti, non c'è bisogno di traduzioni. Quindi io direi che possiamo chiudere questo momento con Tony, ma non prima di aver ricordato la sua mostra che proprio inaugura venerdì 31 maggio, quindi venerdì alle ore 19 alla Galleria Hart a Teramo, e sarà una mostra nella quale io vi posso promettere che vi emozionerete, perché l'arte di Tony Gallo è proprio emozionante. Poi, se vi capita, fate anche una passeggiata fino alla scuola di Torricella Sicura, dove potrete vedere in grande la sua opera proprio sul muro della scuola. Questo orso con questa bambina. Io sono molto curiosa. Bene. Allora, ringrazio Tony di essere stato con noi. Grazie mille. E grazie ai nostri telespettatori. Adesso i consigli per la regia e poi torniamo in studio.